nel meridione d'Italia solo il 20% delle donne è titolare di un conto corrente. Queste cose qui fanno riflettere. Innanzitutto un bilancio, Presidente. Lei è stato nominato Presidente OCF a 7 aprile 2022, un anno è poco, però in quest'anno si è reso conto di cambiamenti dal suo osservatorio privilegiato. Qualcosa è cambiato nell'approccio degli italiani al tema dell'educazione finanziaria? Un anno è poco, ma è stato un anno molto intenso, innanzitutto perché ci sono stati una serie di sconvolgimenti geopolitici di carattere generale, no? Abbiamo avuto prima l'emergenza Covid, poi sembrava che fossimo usciti e ci siamo trovati a confrontarci col termine guerra, che era una cosa a cui non eravamo assolutamente abituati. Poi è arrivata l'inflazione, che per le nuove generazioni era un concetto assolutamente sconosciuto. Naturalmente, per poter affrontare adeguatamente temi di questa complessità, una questione come quella dell'educazione finanziaria è una questione assolutamente fondamentale. Diciamo che in questo primo anno da presidente dell'OCF io ho cercato di trasmettere un senso di vision a quello che stavamo facendo, quindi certamente ci occupiamo della tenuta dell'albo dei consulenti finanziari, ma ci occupiamo anche di vigilanza, però oltre a limitarci alla cosiddetta funzione istituzionale, ho cercato di operare una semina prospettica di quello che deve essere l'organismo nel futuro. Naturalmente questo significa porre una particolare attenzione ai consulenti finanziari, ma porre anche un'attenzione a quegli elementi di contorno che sono parte essenziale e fondamentale di quello che è il mondo della consulenza. Nel 2014, da Presidente della Commissione Finanze del Senato, ha presentato il disegno di legge, poi divenuto legge, sull'albo unico dei consulenti finanziari. Anche in questo caso, di cosa si tratta e secondo lei si è trattato di una mossa decisiva per apportare cambiamenti nella categoria? Ha voluto rappresentare quel disegno di legge di cui ero primo firmatario un salto di qualità. Prima si parlava di promotori finanziari e l'idea di promotori è un'idea collegata con la vendita di un prodotto. Il passaggio da promotore a consulente è un passaggio di tipo non solo nominalistico, ma di tipo essenziale. Prima mi occupavo di vendere un prodotto. Adesso invece io devo farmi carico delle istanze della persona che ho di fronte, devo cercare di capire quali sono le sue aspirazioni e in un momento particolarmente difficile come questo devo cercare di tutelare il suo patrimonio, ma anche di commisurare i tipi di intervento che gli propongono quelle che possono essere le sue aspettative di vita. Cosa fa OCF concretamente e come intende anche diffondere l'educazione finanziaria all'esterno? C'è un'attenzione alla formazione anche di soggetti che da consulenti possano poi interfacciarsi con la persona, creando le condizioni perché ci sia una crescita della cultura, dell'educazione finanziaria della persona stessa. E qui mi permetta di evidenziare il tema capitale umano. Cioè in questo periodo, ad esempio, noi stiamo parlando tantissimo di intelligenza artificiale. Durante quella che era stata la relazione annuale, io avevo parlato di un neoumanesimo digitale. Cosa significava? Significava prendere atto di tutti gli strumenti che in questo momento offre la tecnologia, ma portati a sistema con la capacità di riflessione, di analisi che hanno le persone. L'Italia, secondo i dati OCSE, è uno dei paesi più indietro rispetto alla media europea in alfabetizzazione. Quindi io mi chiedo, potrebbero esserci dei metodi per cercare di far conoscere a quante più persone possibili la materia finanziaria, magari anche puntando su una formazione diversa che parta dalle scuole? Ci sono strade diverse che possono essere perseguite. Allora, sicuramente l'obiettivo finale migliore sarebbe quello di avere l'educazione finanziaria come materia curriculare a scuola, 33 ore. Questo però significa occuparsi di come vengono allocate le risorse al ministero, significa fare un percorso di formazione dei docenti, perché poi i docenti devono avere le competenze necessarie per poterle trasmettere ai ragazzi, alcune volte anche in temi,
piuttosto delicati. Però se devo fare una battuta, siccome il meglio molte volte è nemico del bene, se io aspetto di avere l'educazione finanziaria come materia curriculare, rischio di non farla decollare mai. Allora, quello che sta capitando in questo momento, che io penso abbia un valore aggiunto importante, è inserire l'educazione finanziaria all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, perché significa già far diventare l'educazione finanziaria patrimonio dell'insegnamento, anche se in maniera non specifica, di alcune nozioni fondamentali. Ci sono azioni che possiamo mettere noi autonomamente e quotidianamente in atto per cercare di raggiungere una maggiore consapevolezza finanziaria? L'attenzione a quella che è la quotidianità e la consapevolezza delle azioni che noi poniamo in essere sono un elemento fondamentale. Lei pensi solo ad esempio il concetto di inflazione, un concetto che quando io ero proprio ragazzino noi tutti avevamo presente, perché negli anni 80 si parlava di un'inflazione che superava il 20%. Poi il tema dell'inflazione era completamente scomparso, è come se la gente si fosse diseducata a ragionare su queste cose. Ma cos'è l'inflazione? L'inflazione è la più iniqua delle tasse, perché tu sei convinta di avere un capitale e nominalmente il capitale nessuno te lo tocca, è quello, ma il potere d'acquisto di quel capitale diminuisce, quindi viene erosa la tua capacità di spesa senza che tu te ne renda conto, se tu non hai quelle nozioni fondamentali che ti permettono di capire ciò e che quindi ti inducono a porre in essere delle condotte che permettano o provino a permettere di salvaguardare il tuo patrimonio.